Ta-da-da-da! Perché ci troviamo qua velocissimamente? Abbiamo presentato l'ultima della decima denuncia, per il momento non è detta che sia proprio l'ultima in assoluto, denuncia per alto tradimento contro quell'infamone di... infamone, ripeto, per chi non avesse capito, di King Georg II, l'ho detto in 3-4 lingue, quindi così si capisce come bene. Come il Papa. Giorgio, qual è il motivo? Giorgio, qual è il motivo? Ha il dono delle lingue. Giorgio, qual è il motivo? Il motivo fondamentale è uno dei tanti atti contro la Costituzione portati avanti in questo paese da una cricca di individui contro la legge, che operano contro la legge. Il motivo sostanziale è la cosiddetta ipotetica rielezione al Presidente della Repubblica di Giorgio Napolitano, palesemente contro i dettami della Costituzione così come sono stati elaborati dalla Corte Costituzionale, dalla Commissione, dell'Assemblea Costituente, scusami, dell'Assemblea Costituente, per cui questi sono passati sopra a tutte le regole più elementari di rispetto delle leggi fondamentali di questo Stato. Insomma, in breve, tutti i partiti hanno applaudito ad un golpe vero e proprio. Quindi dai verbali dell'atto costitutivo cosa risulta? Allora, dai verbali del 19 dicembre del 1946, commissione seconda, sezione prima, cioè quella che si occupa dell'esecutivo, delle regole dell'esecutivo, in particolare appunto delle regole da seguire per quanto riguarda la gestione della figura del Presidente della Repubblica in tutti i suoi aspetti, ci sono state in aula una serie di votazioni, fra cui appunto quella sulla rielezione o meno del Presidente della Repubblica sulle annualità che doveva durare la carica di 5, 6, esatto. 7 anni. Tutte queste decisioni votate singolarmente una per una hanno ribadito in 4 punti successivi in quella giornata che il Presidente della Repubblica non era rieleggibile.